Sabato 11 maggio 2024, vi avevamo promesso che avremmo fatto delle experience con voi, abbiamo mantenuto la promessa, questa è la prima. Siamo da BMW Motor Auto Club a Modena e oggi partiamo per un giro di 200 km sull'Abetone. 9 moto a disposizione per altrettanti partecipanti a questo test, tutte BMW Modelier 2024 che si proveranno a rotazione, quindi chi vorrà proverà la moto insomma che più desidera. 200 km di curve, andiamo anche a mangiare bene, insomma la giornata mi sembra essere splendida, siamo pronti a partire, poi durante la giornata vi racconterò anche cosa ne pensa la gente della moto che prova e vedremo un po' come andrà a finire. Partiamo! Tappa intermedia dell'andata verso l'Abetone, il Lama Café, qui non si può non venire, il posto perfetto per fermarsi con la moto, ci sono gli scaffali per appoggiare i caschi, stanno facendo vedere la MotoGP ovviamente, pieno di moto intorno, è la tappa fissa per venire qui sull'Abetone prima di arrivare su in vetta. L'umore della truppa è molto alto, le strade sono state molto belle, già fatto una rotazione, poi quando ci fermiamo a pranzo facciamo un po' di indagine, capire cosa gli è piaciuto e cosa no. Omaggio di Lama Caffè, il buff, uno per uno. Cotigliano, la nostra pausa pranzo, siamo scesi dall'Abetone, 14 km di discesa abbastanza anche impegnativa e ci siamo fermati qui da Nonno Cianco, motociclista, BMWista, che ci ha veramente devastato di cibo, però bello, insomma i ragazzi sono tutti carichi, un bel gruppo, ci stiamo divertendo, le strade da venire qui sono veramente strade che meritano di essere percorse perché il panorama con il cimone sempre innevato, sempre sotto gli occhi è bellissimo, ma c'è un ottimo asfalto, non sempre perfetto, però da veramente sono strade in cui la moto si prova veramente, rotazioni ogni 40 km, quindi tutti stanno provando le moto che vogliono provare, e poi qualche impressione di guida la raccogliamo, siamo a metà praticamente del giro, il rientro sarà un pochino più morbido lungo la strada dell'Abetone, però diciamo che la giornata sta lentamente andando verso la sua degna conclusione. Io sono veramente contento perché guidare su queste strade con questo meteo, con queste moto, insomma con queste persone che sono ormai degli amici è diventato veramente una cosa bellissima. Allora, diciamo che rettilinei non esistono qua, esistono solo curve, quindi vi lascio immaginare. Finora sta andando benissimo, una giornata spettacolare, tempo ci ha dato una mano, un grazie a Stefano, a Red, grazie a BMW, una giornata top, veramente bellissimo. Le strade qua sono molto belle, panoramiche, piene di curve. L'asfalto un po' bello, un po' meno, ma da grande soddisfazione, da grande gusto guidare qua, è bello. Beh, finora la moto che mi è piaciuta di più è l'S1000XR, incontra un po' la sportività che piace a me con la comodità, con la possibilità di viaggiare comodamente, quindi preferisco quella per il momento. Premetto che non la volevo fare questa intervista, ma mi hanno obbligato se non mi davano da mangiare, quindi facciamo questa premessa, no, a parte gli scherzi.
sta andando molto bene, un'esperienza molto interessante e sembra quasi un gioco, perché vedi una moto e la provi, poi dopo ti fermi e ne provi un'altra e vai avanti così tutto il giorno. E un percorso come questo, che dove non ci sono praticamente curve, o meglio ce ne sono 100.000, è molto molto divertente. Poi un bel gruppo, un bel team, si respira aria di passione, quindi è sicuramente un'esperienza straordinaria. Stefano non sa guidare, è molto meglio Marco Selvetti, e io ce l'ho veramente l'operatore, quello che mi sta facendo il video adesso, che passa tutto il giorno fuori come il Gollum, con in mano la videocamera, sperando di non cadere, cercando di fare qualcosa di sensato. Ecco, io sono molto solidale, quindi ti capisco e hai tutta la mia stima. Allora, sono contento che dopo il pranzo le moto hanno una mappatura supplementare con qualche cavallo in più, perché con quello che stiamo mangiando effettivamente rischieremo un rallentamento. Quindi sono molto contento alla BMW che ha concesso l'after lunch, schiacci il bottoncino dopo pranzo, così finalmente riusciamo ad andare veloci come prima. È una giornata fantastica, i piloti secondo me sono tutti molto rispettosi, però allegri. Stefano tiene una bella andatura, ma non lascia indietro comunque nessuno. E le moto sono effettivamente tutte fantastiche. Me ne manca ancora qualcuna. La sorpresa è stata la BMW F800, che è veramente semplicissima da guidare. Pochi cavalli, ma su queste curve è veramente una sala giochi. Il primo pezzo della strada non era proprio eccezionale, ma è andata bene perché ho avuto una BMW 1300 che assorbiva perfettamente l'asperità. E poi ho avuto moto più comode, l'asfalto è diventato bellissimo, il paesaggio è veramente molto piacevole, al punto che delle volte si preferirebbe andare un po' più piano e guardarsi in giro, però poi arrivano le curve e niente. È un'esperienza davvero straordinaria che consiglierei a molti. Questo format mi piace un sacco perché, oltre a provare le moto ovviamente, perché è la ragione per cui siamo qui, si crea anche un certo cameratismo, se si può dire così, e si scambiano un sacco di opinioni e trovo l'esperienza molto positiva. Se devo dirti la moto preferita provata fino ad ora, non saprei risponderti. Sicuramente quella che mi ha stupito di più è l'F900, nonostante la gomma tassellata, però anche su strada si comporta veramente bene. Vabbè, io sono innamorato del GS, per cui il 1300 è sicuramente la moto che più mi incuriosiva e trova riscontro nella mia curiosità, diciamo. Come guida l'ingegnere? Da Dio. Splendido, ho provato già 4 moto che mai avrei immaginato di riuscire a provare, e diverse, una più bella dell'altra. Poi le curve sono fantastiche, la giornata anche. Poi si va, nel senso che il ritmo è interessante, per cui puoi insomma un po' sfogarti, un po' copiare gli altri, un po' seguire i consigli. Stefano è stato bravo anche a dare consigli su come gestire bene le curve, per cui un sogno si sta realizzando. Però è interessante perché ci si dà i consigli a vicenda, nessuno è un vero professionista, anche se c'è qualcuno che ha in garage 5 o 6 moto personali, però ci stiamo dando le dritte. Io ad esempio non avevo ancora dimestichezza col quick shift, ho seguito i consigli e lo trovo divertentissimo. Volevo ringraziare Red perché ha reso possibile con semplicità l'organizzazione e non è il primo raduno che faccio, diciamo l'experience che faccio con loro, e sono sempre efficienti, fantastici, leggeri, simpatici e molto organizzati, bravi. Moto del giorno?
Moto del giorno GS1003. Per me la moto del giorno è la R12, perché mi ha stupito più di qualsiasi altro. Ah, la S1000XR, non l'avevo ancora provata, l'ho provata adesso, spettacolare. Ma veramente una moto completa, la comprerei subito se avessi soldi. S1000XR e R1250GS Adventure. Tanta roba. È stato veramente un grande piacere per me, perché è una giornata super bella, il percorso lo sapevo gran bella, la compagnia è stata ancora più bella. No, siccome lui voleva guidare l'operatore, esatto, adesso rifaccio con lui il giro e poi andiamo a casa. Va bene. E rimangiate il dino. Rimangiamo il dino e poi ridevo una coca. Sì. Allora, la giornata è finita nel migliore dei modi, perché siamo rientrati tutti con le nostre moto, tutti felici, tutti contenti. Questa è una buona cosa. Una buona rotazione, abbiamo provato un po' di tutto. E allora devo dire, i percorsi qua sono fantastici. Intanto ringrazio Lorenzo perché ci ha dato la disponibilità del suo parco demo. Certo, diciamo, certo, per provare. Grazie a voi dell'organizzazione e tu come sempre di mi sono scusato con i ragazzi perché le strade non erano bellissime. No, è brutte. E abbiamo mangiato non benissimo, male. Soprattutto poco. E il tempo brutto. E il tempo è stato brutto. Esatto. Comunque adesso Matteo si può girare e loro confermeranno quello che è stato, no? Esatto. Tutti arrabbiati. Tutti arrabbiati. Esatto. Sì. Non soddisfatti. Beh, io direi che allora chiudiamo qui l'Experience Days versione 1. Però la Betone è qui, le moto sono qui, se c'è gente che vuol venire noi siamo pronti. Siamo pronti a fare anche degli altri tragitti, degli altri tragitti. Abbiamo un pochino. Abbiamo un po' di progetti. Il primo di altri, dai. Il primo di altri. Beh, grazie intanto. Grazie. Grazie a tutti voi, ragazzi. Grazie. Grazie.